intervento molto importante, che sono 2.900.000 euro IVA compresa. L'intervento riguarda tutta la ripavimentazione della piazza, non si ferma lì perché è previsto chiaramente anche il rifacimento di tutto l'impianto dell'illuminazione pubblica, un impianto di illuminazione scenografico, quindi che consentirà appunto un'adeguata illuminazione dei palazzi, di fatto che sono parte essenziale della piazza, che costituiscono un po' l'identità e l'essenza di questa piazza, con un sistema di risparmio energetico, con un sistema di illuminazione a LED, con un sistema che rispetto all'attuale, che è datato, che ha anche manifestato alcuni limiti per quanto riguarda gli altri vandalici, è un sistema chiaramente che ha una dimensione di un quinto rispetto a quello precedente. Come potete vedere dal grafico, come abbiamo già detto anche precedentemente, la piazza si compone di 8 spicchi realizzati in pietra arenaria di tipo lavorata fiammata, mentre la parte circostante della piazza è sempre in pietra arenaria, però in questo caso riusiamo la pietra di matraia esistente, integrandola con quella a nostra disposizione nei magazzini comunali, e viene ordita diversamente rispetto a quella degli spicchi centrali, in quanto viene ordita in maniera perpendicolare rispetto agli edifici. Gli spicchi vengono divisi sempre da una pietra lavorata diversamente, anche in questo caso arenaria, pietra leggermente concava e liscia, su cui poi sono inserite delle afore che consentono appunto il deflusso delle acque. Questa è un'occasione, oltre a rilastricare completamente la piazza, che è prevista ad un unico piano, la lastricatura, quindi si elimina l'attuale dislivello, è previsto anche il rifacimento della fognatura bianca, quindi la revisione e il rifacimento della fognatura bianca, questo è un elemento importante. L'intervento non si limita alla piazza, perché prevede anche altri due ambiti di intervento che comunque noi consideriamo unicum rispetto alla piazza, che sono il retro della chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano, che viene completamente riqualificata. Inizialmente nel progetto preliminare si prevedeva il cacciatore architettonico, sono passato invece anche in questo caso allo stesso materiale, alla stessa impostazione della piazza, quindi pietra arenaria, con alcuni elementi di verde, l'inserimento di una magnolia con una panchina in pietra, e importante il rifacimento anche in questo caso dell'intera illuminazione pubblica, con modelli, con appunto sistemi in ghisa, in pari in ghisa, modello appunto tra virgolette. Anche in questo caso è prevista il superamento delle barriere architettoniche, che è un elemento importante per la riunione della piazza, con la realizzazione di una scala in pietra di accesso alla chiesa sempre su questa piazzetta, che attualmente è sterrata, degradata, che viene senza fognature, quindi viene realizzata la fognatura, viene realizzata un'illuminazione efficiente, viene costituito un accesso alla chiesa, e quindi diventa appunto anche questo importante di tutto il complesso. Vengono mantenuti chiaramente gli accessi per chi ha i fondi sulla piazzetta, questo in tutti i casi, viene poi lastricata la via d'accesso dai consoli del mare alla piazzetta, e poi viene lastricato il primo tratto, cioè fine quindi all'edificio del collegio della scuola normale, di via Consoli del Mare, dove scavi archeologici permettendo, e questo va sottolineato, scavi che peraltro partiranno lunedì, e quindi l'occasione appunto della conferenza stampa era quella di dare anche una data certa, che è lunedì, che è l'inizio appunto ufficiale dei lavori spaziali, con gli scavi archeologici. Io sarà il 26. Il 26 ci sarà la decorrenza dei termini contrattuali. 450. Che sono stati chiaramente rispetto all'ipotesi iniziale rivisti al ribasso, e questo è stato uno degli elementi che ha consentito l'aggiudicazione. Come potete vedere, i cassonetti interrati sono previsti in questa fase. Io mi fermo qui, gli aspetti, i dettagli tecnici, se poi vuole aggiungere qualcosa all'ingegnere Grasso, ci sono qualche domanda in specifico, alcune cose sono trovate nelle presentazioni.